io a questo punto chiamerei in causa Raffaele, no, la dottoressa, scusate, Marilena Tomaiuolo, cara amica oltretutto, che è una nostra docente storica. E Marilena, eccoci qua. Ciao, È mi una vedete? bravissima. Ciao Marilena. Ciao, Lucilla. Siamo e ti sentiamo. Allora, Marilena è una bravissima otorino che tra l'altro dirige l'unità clinica di otorinolaringoiatria nella sua ASL. Non so se addirittura sei responsabile per tutta la regione Puglia, non vorrei darti un onere maggiore di quello che è il tuo. Sono una struttura di alta specializzazione. E sei una bravissima citopatologa, più volte abbiamo avuto i tuoi interventi mirabili, devo dire. Io ti lascerei quindi alla tua relazione che riguarda gli aspetti di otorinolaringoiatria nel bambino. So che tu conosci molto bene anche gli aspetti costituzionali, quindi immagino comunque sarò felice se strada facendo farai qualche correlazione con il biotipo. Ma vai tranquilla, la tua relazione ha una durata di almeno mezz'ora e le domande saranno fatte a termine della giornata. Ti ringrazio. Perfetto, Lucilla, grazie a tutti, benvenuti all'ultima giornata riguardante la lezione di pediatria. Io in questa sessione mi occuperò delle patologie ORL in età pediatrica, quindi cercherò di dare dei consigli di tipo pratico e di fare una carrellata, perché ovviamente per motivi di tempo le patologie sono tante, cercheremo di fare una carrellata e di capire qualcosa di più che i pediatri possono fare o possono mettere in atto prima di inviare il bambino dallo specialista. Diciamo che sicuramente la prima precisazione da fare riguarda la definizione della ricorrenza nelle infezioni respiratorie pediatriche. In realtà non c'è ancora un consenso preciso in letteratura. Mentre sicuramente si parla di ricorrenza in alcune patologie respiratorie specifiche, quindi le otiti, le riniti, le sinusiti, le faringiti. E ad esempio, nel caso dell'otite media si applica il criterio di ricorrenza qualora insorgano 3 episodi in 6 mesi o 4 episodi in 12 mesi. Inoltre, le riniti infettive ricorrenti e le faringotonsilliti ricorrenti sono definite tali quando incorrono in più di 5 o di 3 episodi l'anno. Ovviamente queste sono delle valutazioni fatte da specialisti sulla rivista di immunologia e allergologia pediatrica pubblicata nel 2008, ma esistono anche dei gruppi di studio diversi che identificano, in questo caso l'immunologia della Società Italiana di Pediatria, identifica come criteri per definire un bambino affetto da ricorrenti infezioni respiratorie, le seguenti condizioni. Quindi un bambino con più di 6 infezioni respiratorie di un anno, oppure con più di un'infezione alta al mese tra settembre e aprile, oppure un bambino con più di 3 infezioni basse in un anno. Quindi tutto questo, questi sono dei criteri sui quali ci basiamo per decidere o per capire se effettivamente siamo di fronte a patologie infettive respiratorie ricorrenti o ad altro. Sicuramente dobbiamo prendere in considerazione l'impatto sulla qualità della vita che hanno queste patologie, che sono estremamente frequenti, come tutti sapete, quindi le faringiti, le otiti medie, soprattutto in età, nei bambini in età prescolare, e anche la qualità di vita delle loro famiglie. Come vedete, dall'età dei 2 anni agli 8 anni, gli episodi ricorrenti vanno via via diminuendo. È importante questo perché è strettamente correlato allo sviluppo e alla maturazione del sistema immunitario. Ovviamente sappiamo anche che la maggiore eziologia delle infezioni respiratorie ricorrenti è di tipo virale. Come vedete, nell'80% dei casi si tratta di virus, di cui il 60% rinovirus, virus ecovirus, adenovirus o parainfluenzali. Soltanto un 20% dei casi è rappresentato da batteri. Questo è estremamente importante perché? Perché ci fa capire che l'eziologia di tipo virale è estremamente frequente, diventa ricorrente più frequentemente dalla forma batterica, che invece può essere una forma acuta e risolversi con terapia antibiotica, e che quindi le proposte, le strategie terapeutiche sono varie e variabili.
Sicuramente dobbiamo ricordare che ogni malattia infettiva, quindi anche quelle a carico dell'apparato respiratorio, sono legate a uno squilibrio basale tra l'agente infettante e le difese dell'ospite. Ricordiamo però anche che nel caso del bambino tutto questo è estremamente peculiare perché ha un sistema immunologico diverso da quello dell'adulto. Il sistema del bambino nasce vergine e viene poi chiamato a rispondere alle infezioni, agli stimoli immunologici proprio per crescere e maturare. Quindi non tutte le infezioni, non tutti i mali vengono per nuocere in questo caso. Okay? Che cosa succede? Esistono ovviamente dei bambini che si ammalano più frequentemente perché hanno dei fattori di rischio, tra questi la malnutrizione, il basso peso alla nascita, il mancato allattamento materno, l'obesità, l'atopia, fattori anatomici predisponenti. O dei fattori inquinanti, la scarsa igiene o l'eccessiva igiene, vedremo, la presenza di immunodeficienze o deficit immunologici selettivi, il mancato rispetto del calendario vaccinale o la frequenza in età, diciamo, molto precoce di comunità o asili. Ovviamente anche negli anni, nel tempo, anche il cambiamento dello stile di vita nei paesi industrializzati, la cosiddetta ipotesi igienica, fa sì che il sistema immunitario pediatrico possa avere attraverso i Treg una regolazione e quindi a causa del cambiamento microbico nella prima infanzia associato al miglioramento delle condizioni igieniche, quindi ai fattori ambientali, possano far sì che il sistema immunitario del bambino non sia completamente in equilibrio, la famosa bilancia immunologica, ma viri in senso TH2. Quindi il bambino sia meno, come dire, pronto a rispondere alle infezioni, mentre più pronto a diventare un allergico o un asmatico. È importante considerare anche che i fattori legati alle patologie ORL sono strettamente correlati. Perché? Perché gli organi di cui noi specialisti ci occupiamo sono in stretta comunicazione tra di loro. Quindi parliamo di unità rino-faringo-tubarica, anatomo-fisiologicamente correlati. Questo è importante perché? Perché l'orecchio medio forma quindi con il naso e con lo spazio epifaringeo un distretto in continuità anatomica e funzionale, giustificando così la dipendenza fisiopatologica tra fosse nasali, orecchio, ma direi anche faringe, rino-faringe. Questo è importante perché? Perché ognuna di queste infezioni non sarà a carico di un solo organo, ma sarà a carico di un apparato. Quindi nel momento in cui andiamo a valutare l'otite, non dobbiamo guardare soltanto l'orecchio, ma dobbiamo sicuramente guardare il naso, guardare la gola, guardare tutta la conformazione rinofaringo-tubarica. Ultimamente, diciamo, sono stati fatti insomma, degli studi, delle acquisizioni importanti sullo sviluppo e sull'evoluzione dell'otite media acuta e dell'otite media effusiva. Ovviamente sono state considerate e trovate tra le più frequenti infezioni nel neonato e nel bambino. A volte, ovviamente, quando le portano avanti per anni, senza aggiungere una guarigione mirata, possono associarsi addirittura a un ritardato sviluppo del linguaggio, ma anche a una perdita uditiva, non solo di tipo trasmissivo, ma anche di tipo neurosensoriale, qualora è stato visto i mediatori infiammatori, quali prostaglandine e leucotrieni, che riescono ad attraversare appunto l'orecchio medio, ma anche la finestra rotonda, quindi arrivano all'orecchio interno, possono danneggiare addirittura le cellule uditive dell'orecchio interno e quindi causare una perdita dell'udito temporanea, ma talvolta anche permanente, perché se vanno a danneggiare in modo irreparabile le cellule ciliate, che come sapete sono dei neuroni modificati per cui non si rigenerano, anche una perdita uditiva di tipo neurosensoriale è permanente. È importante quindi che cosa? È importante quindi evidenziare e scoprire subito le alterazioni presenti nella prima infanzia per prevenire le manifestazioni sintomatiche. Sicuramente una delle cause di infezioni respiratorie ricorrenti è proprio l'alterata funzione di ventilazione. Un orecchio, un naso che non ventilano bene sono degli organi che si infettano facilmente. La ventilazione è diciamo, assicurata dalla tuba, dal naso, cioè da tutti quei punti dai quali entra aria.
Ovviamente possono esistere anche delle ostruzioni a vari livelli. Queste ostruzioni possono essere di tipo funzionale, dovute a un insufficiente meccanismo di apertura attiva della tuba, per esempio, o a degli spasmi. Possono essere ostruzioni di tipo meccanico intrinseco, legato appunto alla presenza di allergie o di edema. Quindi la congestione, l'edema della mucosa non facilita il passaggio dell'aria. Oppure da ostruzione intrinseca, come per esempio compressione da parte di adenoidi, particolarmente ipertrofiche, che ostacolano il passaggio dell'aria, o tumori rinofaringei. Tuttavia, è stato da una recente revisione di studi epidemiologici, è stato visto che l'incidenza dell'otite media globalmente è del 10,8, di cui il 51% dei casi entro i primi 5 anni di età. Ovviamente anche il deficit uditivo associato può affliggere addirittura il 31% degli individui della popolazione generale. Quindi è estremamente importante fare prevenzione. Quali sono i fattori di rischio per bambini superiori ai 2 anni? Sicuramente si ammalano di più i maschietti, bambini che hanno fratelli con una storia, per esempio, di otite media acuta ricorrente, la frequenza all'asilo nido, oppure delle anomalie anatomofacciali, quindi palatoschisi, sindrome di Down, l'allattamento artificiale, l'insuccesso del primo trattamento farmacologico, no? Nel primo trattamento del riscontro dell'episodio acuto, la presenza di rinite allergica concomitante, il fumo passivo, il reflusso, la storia clinica appunto di ricorrenza con un timpanogramma piatto che persista oltre i 6 mesi, o dei bruschi cambiamenti di pressione atmosferica, quindi dei barotraumi. Ricordiamo anche un altro fattore. Abbiamo detto che l'eziologia iniziale è sempre virale di queste otiti medie effusive, però è stato riscontrato nelle colture batteriche a livello appunto dell'orecchio medio, quindi di secrezioni dell'orecchio medio, anche la presenza di alcuni batteri particolarmente ricorrenti. Tra questi batteri molti hanno un'elevata resistenza all'eritromicina. Questo si spiega dal fatto che spesso in passato si utilizzavano proprio i macrolidi nella prevenzione delle otiti medie effusive, quindi si dava una terapia di una settimana al mese per 6 mesi, un anno, e ovviamente si sono selezionati dei ceppi batterici resistenti. È importante considerare quindi che laddove la secrezione da sierosa, quindi teoricamente sterile, diventi poi mucosa fino alla franca purulenza, è sicuramente causata da un batterio resistente ai macrolidi, sensibile però ai beta-lattamici, recentemente associato alla ricorrenza dell'otite media effusiva. Quali sono i sintomi, diciamo, di questa ostruzione, di questa disfunzione tubarica che predispone alla ricorrenza otitica? Sicuramente l'ovattamento auricolare, la cosiddetta ear fullness, il fastidio, dolore, l'autofonia, la presenza di acufeni e autofonia, oppure la presenza di fattori predisponenti come rinite allergica o una faringite, per esempio, di base o un bambino tonsillopatico, più spesso si ammala di otite. Allora, spesso vengono utilizzati questi termini in maniera, diciamo, aspecifica o in maniera, diciamo, come sinonimi. In realtà non sono sinonimi. Ogni definizione di otite indica non soltanto l'eziologia, ma anche la durata e anche poi incide sul trattamento, sulla decisione terapeutica. Sicuramente l'otite media effusiva acuta è una forma, diciamo, che può evolvere dalla forma sierosa, mucosa, catarrale fino all'otite media non purulenta, quindi quasi sempre in questa fase non c'è una sovrapposizione batterica, ci sono variazioni stagionali, non c'è perforazione timpanica, eccetera. E guarisce senza sintomi e segni gravi. Ovviamente, quando diventa cronica, questo tipo di otite dura più di 3 mesi. L'otite media acuta invece è in genere una patologia flogistica che può essere su base microbica, quindi spesso è caratterizzata dalla presenza di essudato purulento. L'otite media cronica purulenta, anche qui è la durata che cambia, quindi non soltanto la flogosi cronica su base microbica, ma spesso residua una perforazione della membrana che non si chiude spontaneamente e quindi l'orecchio tende sempre a secernere materiale purulento. L'otite media ricorrente invece è così definita quando abbiamo almeno 3 episodi recidivanti per anno per almeno 3 anni. E vi assicuro che dai 2 anni succedono anche più di 3 episodi per anno. In realtà non esiste una terapia preventiva vera e propria. Sicuramente nella fase acuta dell'otite media
L'analgesia è il primo trattamento per i bambini, perché ovviamente sono forme molto dolorose, il bambino piange. La terapia antibiotica è differita, quindi se con l'analgesia i primi 3-4 giorni non abbiamo risultati, o compare la febbre, quindi compare un segno sistemico, dobbiamo utilizzare di prima scelta una amoxicillina, ma non meno di 10 giorni. Se è resistente alla amoxicillina, amoxiclavulanato, la seconda scelta è l'azitromicina. Se il paziente è allergico alla amoxicillina, ricordate che ci sono anche dei ceppi resistenti. La terza scelta è il ceftriaxone. 1 o 3 giorni può dare, diciamo, può fare una sorta di bonifica, diciamo noi, dell'orecchio medio. È ovvio che noi non do dovremmo non arrivare, no, alla riacutizzazione, quindi in realtà non esiste una terapia condivisa. Diciamo, ci sono degli studi sull'uso dei corticosteroidi intranasali che dovrebbero mantenere sotto controllo l'edema mucosale, come pure la bromelina, no, che è un antiedemigeno. L'uso dei decongestionanti nasali è sconsigliata prima dei 12 anni. I lavaggi nasali con soluzione iperoisotonica hanno la funzione di fluidificare i muchi presenti nell'orecchio, quindi la secrezione mucosa. Lo ialuronato di sodio oggi spesso è associato anche all'ossilitolo, che ha un blando effetto antibatterico e quindi protettivo. Incerta la terapia antireflusso, se il reflusso non è accertato e sintomatico. Ci sono pochi trials sull'uso invece di N-acetilcisteina. Ovviamente esistono anche delle terapie adiuvanti che sono molto valide laddove ci siano dei fattori concomitanti, per esempio la rieducazione tubarica, che va diciamo, rieducare il paziente anche sui processi di apertura e chiusura della tuba attraverso la deglutizione, la masticazione, lo sbadiglio, la fonazione. È importante anche la terapia miofunzionale, laddove siamo in presenza di una deglutizione atipica di base o di una malocclusione che predispone a una disfunzione tubarica. Le autoassufflazioni a domicilio, perché ora esistono dei mezzi domiciliari di uso di ginnastica cosiddetta tubarica. La logoterapia è importante in pazienti che hanno già sviluppato dei deficit dell'apprendimento del linguaggio. La terapia termale invece è utile, ma è riservata soprattutto ai casi diciamo, che precedono un eventuale intervento chirurgico di drenaggio transtimpanico. La nuova terapia preventiva comprende l'uso di varie sostanze che si sono dimostrate efficaci nel ridurre l'adesività batterica e quindi nel ridurre la ricorrenza, la formazione di biofilm, riducendo appunto l'adesione dei batteri alle pareti tubariche, anche in associazione acido ialuronico, anche in associazione xilitolo ad antibiotici, come dicevo prima, la batterioterapia, quindi l'uso di probiotici o simbiotici per spray nasale o sistemico, hanno la funzione di ricolonizzare la flora batterica rinofaringo-tubarica, quindi funzionano decisamente bene. Io ho un'ottima esperienza su questo. La fitoterapia, è ovvio che integrare fitocomplessi e oligoelementi mancanti è sempre, diciamo, il gold standard, anche le vitamine, e l'uso di immunomodulanti e nutraceutici, che poi vedremo in particolare come funzionano. È ovvio che non dobbiamo considerare l'unità rinofaringo-tubarica un organo a sé, perché? Perché le tonsille palatine, la tonsilla tubarica e faringea sono dei tessuti immunologicamente attivi, non sono dei tessuti statici, ma sono estremamente dinamici. Diciamo, lo stesso anello del Waldeyer è considerato la prima barriera difensiva contro gli antigeni che entrano nel naso, nella bocca, quindi le tonsille agiscono proprio contro questi antigeni, producendo non soltanto i linfociti, ma anche delle citochine in loco. È importante quindi considerare la tonsilla come un organo del MALT, legato in particolare. Le tonsille e le placche di Peyer sono altamente specializzate, quindi la loro morfologia, istomorfologia, indica anche un'elevata specializzazione dell'epitelio. È importante considerare che la specificità anticorpale è conferita a questi tessuti dai centri germinativi posti nel tessuto linfoide, quindi tonsille, placche di Peyer, appendice, linfonodi, follicoli splenici e malti in generale. Ricordiamo che quindi la tonsilla ha una sua immunocompetenza, una sua dignità, diremo. Perché? È importante comprendere come è fatta la tonsilla, quindi rifarsi alla sua struttura per capirne e comprendere la funzione. La tonsilla è un tessuto linforeticolare avvolto da un mantello epiteliale di tipo pavimentoso pluristratificato che si approfonda a formare delle cripte. È proprio all'interno delle cripte che avvengono i principali processi immunologici di difesa.
È importante considerare che nei primi anni di vita, secondo alcuni autori, prevalgono le reazioni immunitarie anticorpali, fra le quali quelle locali assumerebbero un ruolo principe, poiché la sintesi immunoglobulinica orientata soprattutto in senso IgM, nei primi tempi, fino ai 3-5 anni, e poi diventa orientata in senso IgG e IgA, ci fa anche capire come evolve il sistema immunitario pediatrico. E ci fa anche capire che quando raggiunge la maturità immunologica, la tonsilla tende a regredire, quindi si realizza una fibrosi, perché perde il suo ruolo immunologico. E quindi è quello che fondamentalmente fa nei primi anni di vita. Ricordiamo anche che diversi autori hanno provato a spiegare perché c'è una variazione nel bilancio tra la funzione immunologica dell'ospite e gli eventi infettivi e perché questo processo sia caratterizzato dalla ricorrenza di eventi infiammatori. Come dicevo prima, è molto importante la configurazione istologica del tessuto tonsillare, perché? Perché è strettamente legato all'uptake dell'antigene e alla presentazione antigenica alle cellule immunocompetenti subepiteliali. È quello che avviene proprio, come dicevo prima, nelle cripte tonsillari, cioè la forma è quella, come vedete, questa è un'immagine a scansione al microscopio elettronico, la cripta si approfonda perché porta l'antigene all'interno del centro germinativo e elabora la sua risposta immunologica. È ovvio che qualora dovesse modificarsi la forma della tonsilla, e questo avviene o nelle forme infiammatorie croniche o nella sclerosi che avviene in età adulta, cambia anche il suo ruolo immunologico, quindi si ha una deficienza funzionale nella barriera di difesa, nella prima difesa che è quella che abbiamo. Le infezioni adenotonsillari croniche o ricorrenti che colpiscono i bambini, quindi sono dovute non soltanto a uno stato immunitario, di deficit sistemico, ma anche a una disfunzione locale. È importante ricordare infatti che le flogosi adenotonsillari croniche provocano a livello istologico un'ipertrofia tonsillare, un'iperplasia tonsillare e successivamente la fase di sclerosi. Ricordiamo che l'iperplasia tonsillare, che è la seconda fase dell'infiammazione cronica tonsillare, altera la forma della tonsilla, quindi fa sì che le cripte si superficializzano in particolare, cioè l'aspetto della tonsilla non è più crittico ma è liscio, è poco, diciamo, poco crittico, diventa così. Noi diciamo a superficie liscia, no? La superficie liscia è l'indice di un'infiammazione tonsillare, anche cronica. La superficie liscia in realtà si associa anche a forme linfomatose, quindi laddove una tonsilla non abbia fenomeni batterici o virali, possiamo essere di fronte anche a un linfoma. Quindi l'alterazione della forma tonsillare altera l'uptake della captazione dell'antigene e quindi predispone a flogosi ricorrenti. È un cane che si morde la coda, quindi se iniziamo ad ammalarci spesso si modifica la forma della tonsilla e modificandosi la forma della tonsilla si altera l'uptake antigenico. Quali sono i fattori responsabili dell'immunità tonsillare? Sono tanti quelli che concorrono a difenderci. Sicuramente la presenza e la secrezione in loco di B linfociti, T linfociti, citochine, ma anche la lattoferrina, la muramidasi, la presenza di oligoelementi, in particolare zinco, rame e magnesio, la presenza e la produzione di antiossidanti, quindi di superossidismutasi all'interno della tonsilla che contrasta i radicali liberi dei germi, la presenza di macrofagi, neutrofili e monociti, e la presenza, e appunto tutto questo concorre a far sì che l'immunità tonsillare sia quella che conosciamo, sia valida. È ovvio che qualora non dovesse essere così, dobbiamo capire qual è il deficit, quindi individuare il deficit e provare a integrarlo. Questa è la base della terapia di un tonsillopatico cronico. Ricordiamo anche che le citochine principalmente prodotte nel tessuto tonsillare sono ben 19. In particolare interleuchina beta 2, 3, 4, 6, 8 e interferon, anche le concentrazioni delle citochine variano nelle tonsille e nel siero. Questo ci fa capire questa tabella che in realtà, vedete, l'interleuchina 1 beta e l'interleuchina 6 sono più elevate all'interno delle tonsille rispetto sia alle adenoidi, che sono più piccoline, sia appunto al siero. Quindi a livello locale, vedete, si producono più interleuchine di quelle che sono presenti normalmente nel siero. Quindi se la funzione immunologica della tonsilla viene meno, produciamo automaticamente meno interleuchine. È importante anche variare, come dicevo prima, e considerare l'azione macrofagico-monocitaria, che è estremamente precoce, quindi attiva nelle flogosi acute, e si realizza invece
una sorta di immunosoppressione del ruolo macrofagico monocitario nelle flogosi tonsillari croniche, sempre perché si altera la morfologia del tessuto tonsillare. Si va incontro a fenomeni di sclerosi e fibrosi con una ridotta sintesi di cellule dell'immunità. Analogo fenomeno anche per i neutrofili. Ricordiamo che l'analisi immunoistochimica, quindi che cosa rivela della tonsilla? Se facciamo analizzare una tonsilla a livello immunologico, vedremo che essa produce meno IgA secretorie, iperproduce alcune citochine proinfiammatorie, quindi con conseguente attivazione macrofagica, e inoltre una proliferazione di cellule endoteliali e fibroblasti che vanno a sostituire con il tempo il tessuto immunologicamente attivo con tessuto fibroso, sclerotico, che non serve a nulla. Esistono anche però dei deficit selettivi sistemici, quindi si può nascere con un deficit selettivo di IgA, vediamo che è abbastanza frequente, un bambino su 6-800 si può accompagnare appunto a processi infettivi recidivanti delle prime vie aeree o manifestazioni intestinali qualora presenti un deficit selettivo, cioè le IgA sieriche sono inferiori o uguali a 5 mg/ml o sono assenti. E in questo caso il deficit immunologico darà una sintomatologia specifica, quindi dobbiamo sempre in un bambino con una tonsillopatia cronica, una adenotonsillopatia cronica, dosare le IgA secretorie. È importante inoltre, esistono vari studi, in sintesi sarò molto veloce, in sintesi sono degli studi effettuati su bambini allergici che sembrano predisposti a eventi infettivi cronici più numerosi e più severi. Questo perché? Questo perché i bambini con allergia diciamo, hanno una flogosi di base, come sappiamo, la cosiddetta flogosi minima persistente, che li fa diventare molto più reattivi a stimoli antigenici di minore entità. Questo fa sì che appunto i bambini allergici per questa infiammazione mucosale di base siano più predisposti alle infezioni, anche perché hanno delle proteine come l'ICAM1, ne abbiamo già parlato in delle mie presentazioni precedenti, in particolare espressa in bambini allergici alla polvere, che ha una funzione appunto di carrier per i rinovirus, quindi un recettore che nei bambini allergici aumenta, per cui arrivando il rinovirus viene captato con una maggiore frequenza e con una maggiore velocità rispetto ai soggetti che invece non hanno le ICAM1 elevate, ma hanno dei valori normali, quindi non allergici. Quali sono, diciamo, qual è la correlazione tra allergie e infezioni? Sicuramente l'evento infettivo in un allergico inizia più precocemente, ma si mantiene o si automantiene questo stato flogistico. Importante è il rilascio di mediatori che inducono uno stato di iperreattività bronchiale e di edema persistente con ipersecrezione di muco, il ristagno di muco che favorisce la proliferazione di patogeni batterici. La flogosi allergica persistente, come dicevamo prima, grazie alla presenza di citochine proinfiammatorie che aumentano l'espressione di molecole di adesione per i rinovirus. C'è un altro studio molto bello, molto importante a questo proposito, ci dice che anche qui i bambini non allergici mostrano un significativo e progressivo aumento delle citochine della risposta innata, che sono anche le citochine prodotte dal tessuto tonsillare, vedete 1β, interleuchina 6, TNF, interleuchina 10, ligandi virtuali dei Toll-like receptors. Che significa? Che quindi i bambini non allergici sono in grado anche di reagire meglio all'infezione, proprio perché hanno dei Toll-like receptors maggiormente espressi e quindi il loro sistema immunitario, tra virgolette, è un po' più elastico. Nei bambini allergici invece si ha un caratteristico aumento della risposta a TH2 proprio perché c'è un'attenuazione della risposta Toll-like. Questo, come dicevo prima, è estremamente importante perché ci fa capire la differente evoluzione dei processi infettivi nei bambini allergici e nei bambini non allergici. Un'altra patologia ricorrente nei bambini è la faringite cronica, il mal di gola, la gola arrossata. Spesso ci arrivano bambini mandati dai pediatri con questi episodi frequenti, spesso di natura virale, e generalmente. Noi otorini raramente diamo la terapia antibiotica, ma soltanto se la faringite si correla a una faringotonsillite. Quindi in questo caso sì, laddove ci sono placche, c'è febbre, difficoltà a deglutire, somministriamo l'antibiotico. Non lo somministriamo per la semplice gola rossa.
La faringite si presenta tipicamente con bruciore di gola, appunto, quale sintomo isolato. Quindi impariamo a distinguere una faringite acuta, virale magari, una faringite cronica, una faringotonsillite, anche per la scelta terapeutica. Ricordiamo anche che spesso anche dei bambini, oggi con l'obesità, con l'abitudine ad alimentarsi non in maniera corretta, possono avere una faringite da reflusso, se ne vedono abbastanza di frequente, quindi laddove la patologia sia diciamo eccessivamente ricorrente, occorre effettuare indagini più accurate per un'eventuale presenza di reflusso sottostante. Ricordiamo, come dicevo prima, che gli effetti sistemici, quindi che cosa succede a livello sistemico in un bambino che si ammala spesso? Sicuramente se andiamo a studiare il sangue periferico troveremo una neutropenia relativa, un aumento delle IgA secretorie dei polimorfonucleati nell'ipertrofia adenotonsillare, mentre abbiamo visto che nell'iperplasia diminuisce la secrezione di citochine, quindi diminuisce nelle flocosi croniche, valori bassi di zinco, rame e magnesio e un'elevata rappresentazione di indicatori di stress ossidativo, quindi superossido dismutasi, ma anche di l'aumentato consumo di alcune vitamine. Sono dei bambini che sono spesso carenti. E quindi è importante integrarlo. A volte basta veramente poco, cioè laddove andiamo a individuare qual è la base dello squilibrio, basta veramente poco per trattare un bambino che è stato trattato come un tonsillopatico o un otopatico cronico per anni. L'uso indiscriminato, infatti, di antibiotici, non preceduto dalla correzione dei fattori di rischio predisponenti, risolve lo stato acuto, ma non ha dimostrato avere alcun effetto preventivo sulle ricorrenze. Quindi attenzione a dare antibiotici a settimane alterne, come spesso mi arrivano questi bambini. Oggi, tuttavia, si tende anche dagli otorini, quindi dal punto di vista ORL, a utilizzare sia per le forme virali che post-virali la fitoterapia. Quindi, oltre, vedete, come vedete, siamo quasi pari all'uso dei mucolitici, degli antibiotici, quindi si è molto sviluppata negli anni la tendenza a ricorrere a terapie naturali. Perché? Perché si è visto che correggere gli squilibri a volte basta a risolvere la situazione patologica. Quali sono le proprietà dei fitocomplessi? I fitocomplessi hanno la proprietà di mimare gli effetti degli antistaminici o di potenziarne gli effetti, quindi utili negli allergici o come sinergici, stimolano la produzione endogena di cortisolo e inibiscono le citochine proinfiammatorie, stimolando le citochine modulanti, quindi hanno un'azione regolatoria sui toll-like receptors. È importante quindi valutare e considerare le terapie naturali come modulatori della flogosi minima persistente, che come abbiamo visto spesso è presente in questi bambini, utilizzarli come sinergici, quindi ad uso sistemico e topico, associati a micronutrienti, anche ovviamente a un controllo della dieta, controllo della ricorrenza riducendo, consente di ridurre l'uso di farmaci come antibiotici, corticosteroidi nelle fasi acute. Quindi, a differenza della vaccinazione, inoltre, che cosa succede? Le terapie naturali tendono a sostenere le difese immunitarie, rendendo l'organismo più resistente sia nei confronti delle sindromi influenzali vere e proprie, sia anche di tutte le sindromi parainfluenzali. I modulatori più usati per l'infiammazione di tipo RL sono Althea, Malva, Ribes nigrum, Sambuco, Boswellia, Thymus vulgaris, Melissa, Plantago, Perilla, Eleuterococco, Rosa canina, Uncaria, Zinco e Rame. Quindi è molto importante andare a modulare il sistema immunitario dei bambini attraverso l'uso appunto di oligoelementi e fitoterapici. Ricordiamo quindi anche, ci sono anche delle piante che vengono utilizzate con enorme successo nella gestione delle faringiti semplici, come l'aloe vera, la camomilla, la malva o l'altea. Questi sono dei fitoterapici topici, esistono dei fitoterapici già pronti, sia nasali che un fitoterapico faringeo, che consentono di risolvere le fasi acute non complicate in breve tempo, perché andiamo a dare ciò di cui in quel momento la mucosa ha bisogno, a base di ribes, di criso, perilla, come vedete, manganese, rame, cioè gli andiamo a dare quello che, di cui probabilmente è carente la mucosa di quel bambino, l'apparato respiratorio, anche l'altea, la malva, l'aloe, la bromelina. Quindi sono tutte sostanze antiedemigene ed emollienti che vanno a portare a una restitutio ad integrum della mucosa danneggiata. Alcune vitamine e minerali sostengono la risposta immune, agendo sinergicamente. Questo vale per la vitamina C, la vitamina D, oltre a zinco, selenio, lattoferrina e beta-glucani. Quindi ricordiamo che per un'azione più incisiva
dobbiamo associare i micronutrienti negli integratori specifici contenenti un mix di vitamine e minerali per sostenere il sistema immune danneggiato. Anche l'uso degli antiossidanti ha un ruolo fondamentale nella patogenesi, soprattutto delle tonsilliti croniche, dell'ipertrofia adenoidea, perché sono sempre dei bambini che sono sottoposti a un significativo stress ossidativo. Quindi retinolo, beta-carotene, alfa-tocoferolo, acido ascorbico e glutatione. Il razionale quindi della fitoterapia è di correggere gli squilibri minerali, l'ipovitaminosi e l'assetto ossidativo per il ripristino delle normali attività immunologiche dell'anello del Valdaie, e il potenziamento delle difese immunitarie attraverso tonici e immunomodulanti che correggono l'infiammazione cronica silente alla base di tutte le ricorrenze. Questo è uno studio che ho voluto, diciamo, ci tenevo a mostrarvi, che lega appunto all'ingresso, alla via d'ingresso del Covid proprio il naso. Che cosa succede? In realtà questo è uno studio, credo, sia stato pubblicato ancora in via di stampa sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, combinato, quindi americano e cinese, nel quale sono stati dosati livelli di enzima ACE2. Come sapete, si è parlato molto del ruolo di questo enzima diciamo, facilitazione della replicazione virale. In realtà questo enzima è proprio quello che legandosi agli spike del coronavirus provoca proprio la sua facilita, diciamo, la sua endocitosi a livello della cellula e quindi la successiva replicazione virale. È stato visto in realtà, questo studio è fatto proprio su bambini in particolare, ed è stato visto che i bambini allergici hanno un livello nel secreto nasale di ACE2 progressivamente basso. In particolare dal naso agli alveoli abbiamo via via una diminuzione della concentrazione dell'enzima ACE2 e anche i bambini con asma. Quindi laddove troviamo elevati livelli di IgE nel naso, in particolare questo è uno studio fatto sull'allergene di gatto, hanno livelli più bassi di ACE2. Quindi, come dire, quasi paradossalmente, i soggetti allergici e gli asmatici sembrerebbero protetti in un qualche modo dall'azione del Covid proprio per questi livelli di ACE2. Però c'è anche da dire che ovviamente il SARS-CoV entra dal naso e quindi la porta di entrata per l'infezione virale rimane quella. Normalmente ci sono degli elevati livelli di ACE2 nei soggetti normali, quindi non allergici, non asmatici, che vanno via via diminuendo fino agli alveoli. Quindi fisiologicamente l'ACE2 si esprime in questa maniera. E inoltre diciamo, la concentrazione di ACE2, l'espressione nasale in particolare, sembra essere legata all'età, quindi età dipendente, con livelli più bassi nei bambini comparati rispetto a quelli degli adulti e con un'elevata maggiore concentrazione nei soggetti anziani. Questo quindi sembra appunto legata poi alla storia naturale dell'evoluzione dell'infezione, no? Che è peggiore negli anziani rispetto ai bambini che sono paucisintomatici. Questo, sempre nello stesso studio, è stato visto che sono stati tentati dei trattamenti preventivi a scopo, diciamo, di studio, quindi, sono stati fatti in vitro, l'uso di, corticosteroidi intranasali e corticosteroidi inalatori, in particolare ciclesonide per gli asmatici e mometasone, per gli allergici. O anche soggetti normali sani, va a ridurre in un qualche modo, cioè da un regola, l'espressione sia dell'ACE2 sia di un'altra proteina trasmembrana che facilita la progressione sovramembrana del virus, la serina 2, sembrano sopprimere in un qualche modo la replicazione in vitro del virus. Quindi potrebbero avere un effetto preventivo rispetto agli altri corticosteroidi testati, tra cui fluticasone, budesonide o beclometasone. Questo, diciamo, è un po' la spiegazione molto sintetica. So che c'è tantissimo a questo riguardo, io ovviamente faccio solo un cenno. L'attacco virale avviene è mediato dalla proteina HSPG, che è quella poi sensibile insieme ad altri fattori all'eparina a basso peso molecolare, e invece all'ACE2, ai recettori dell'ACE2 che facilitano l'endocitosi del virus, favorendo la replicazione. Quindi nel momento in cui questa replicazione avviene, purtroppo, questi sono i recettori dell'ACE2, questi rossi,
questa è la proteina HSPG. Nel momento in cui l'endocitosi avviene, purtroppo non possiamo più impedire la replicazione virale, però possiamo impedire l'endocitosi saturando i recettori della CE2 e i recettori della lattoferina e della Marilena, perdonami, sono dispiaciuta sì. interromperti, ma di queste cose ci parlerà anche Raffaele, che è il prossimo Certo, intervento. Non che le vado avanti. slide siano molto esaustive, però tutto l'aspetto terapeutico tanto viene sviluppato dopo. Tranquilla, ho finito. Grazie, perché abbiamo Allora, poco tempo. Grazie mille. ovviamente è importante la diagnosi differenziale in questo periodo, quindi i sintomi influenzali o simili influenzali devono essere differenziati in qualche modo da quelli da coronavirus anche nei bambini. Come vedete, la presenza della febbre è abbastanza caratteristica, la presenza della tosse è una tosse non catarrale solitamente nel Covid, mentre nell'influenza può essere più catarrale. La presenza di respiro corto, tachipnea o catarro è più tipica del Covid, meno del raffreddore dell'influenza. E ovviamente anche qui sono comparati i sintomi dell'influenza, dell'asma, del raffreddore, delle allergie stagionali che possono avere qualche comunanza con l'infezione da Covid. Tuttavia, come dicevo prima, il respiro corto, la tachipnea, il dolore toracico e la febbre sono abbastanza tipici, mentre l'asmatico, che è il respiro sibilante, di solito non lo troviamo mai nel Covid. Quindi una crisi asmatica viene assolutamente differenziata come anche l'allergia per la presenza di stagionalità, starnutazione, eccetera, che nel Covid non ci sono. Quindi prima di pensare al Covid, pensiamo a tutta la diagnosi differenziale che possiamo fare con le patologie di questo periodo. Niente, altro fattore sono gli studi recenti sulla terapia topica e sistemica per infezioni da SARS-CoV-2. C'è uno studio napoletano sulla validità dei lavaggi nasali con soluzione ipertonica addizionata con perossido di idrogeno diluito, che sembrano avere un ottimo effetto proprio antiradicali liberi, quindi antiossidante sull'azione del virus. L'uso appunto di mometasone che può inibire la replicazione virale. I lavaggi nasali, questo è un vecchissimo metodo con tensioattivi addizionati tipo shampoo neutro che lascia in superficie il virus non consentendogli l'ingresso nell'epitelio, gli inibitori della CE2, quindi come la lattoferrina, l'uso dei beta-glucani che potenziano la nostra riserva monocito-fagocitaria, l'enoxaparina che previene l'endocitosi, la trombosi settica e l'aggiunta di vitamina D, zinco e selenio, importanti antiossidanti coadiuvanti per potenziare la risposta immune. Io ho terminato, grazie.